mi ribalto, eh. No, mi ribalto. Ma è tranquilla, già l'hanno testato gli altri. Oggi sei arrabbiato ed è comprensibile, è giusto che tu lo sia, ok? In questo momento, perché è normale dar sfogo alle proprie frustrazioni o alle proprie rabbie, è normale, uno non può avere un sorriso stampato in faccia perché gli direi ascolta, ma è dallo psicologo, cioè che cazzo, cioè, no, ma se non ci fosse stata lei, è che la sua presenza mi innervosisce ora, peggio di prima. L'altro ieri mi sembravate in quella fase di migliori amici, amicizia, simpatia. Sì. Ieri mi è... e alla sera poi è scoccata un po' quella cosa. No, perché comunque parli. Però ieri poi ho detto, cavoli, si è un po' consolidata, tra virgolette, la cosa. A distanza io vedo questa cosa, non ti dico che la vedo così in prima persona, a distanza. Magari non è vero. Ma tu magari potevi pensare, sono appartati. No, ma... Quando ti ho visto baciare Giulia mi ha dato fastidio e nel momento... Questo non me l'aspettavo. No, e nel momento in cui mi ha dato fastidio io, cioè, ho capito che magari verso di te, verso la tua simpatia, verso... perché hai questo modo di fare molto coinvolgente, molto travolgente, e quindi nel momento in cui ho detto cavoli, cioè, perché mi dà fastidio che tu coglioni? Perché è posto questa cosa che magari non vorrei provare, perché alla fine voglio bene a tutte quante. A me fa piacere quello che dici. Certo, anzi. Ma io non ti sto... cioè, io non è che ti sto dicendo ste cose perché ti voglio ingarbugliare nella mia tela. Ti sto dicendo ste cose perché le penso. Ad oggi io le penso. Ovvio, magari domani fai una puttanata, dopodomani ne fai una ancora peggio e mi scadi proprio come il latte, mi marcisci. Può capitare, però non sono il tipo che va facendo puttanate. E quindi siamo qui e viviamocelo. Baby, don't love me like. Se Christian è deciso, Cristina proprio no. Divisa tra i sorrisi per lui e l'attrazione per Antonino. Io ti ho detto, almeno la tua presenza non è che ti dispiace. Che parlare con te nemmeno dispiace. Poi devo dirlo, a me mi piacciono troppo le tue labbra, ma dal primo momento che le ho viste. Grazie. Talvolta mi ci fisso pure, anche poco fa quando sono uscito dal corridoio e tu eri lì, non so se ti sei accorto. Però un poco... sei... Prendono. Ma sì. Prendo. Sì, purtroppo sì. Grazie. No, purtroppo, perché purtroppo? No, per fortuna. Perché, ok, però magari. Cioè anche queste piccole cose mi fanno rendere conto che comunque... c'è un interesse. Magari cerco di far finta di nulla, ma ti sento. E non parlo, non ti dico, però chi mi capisce, capisce.